Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Eccoci qua allora, nuovo vagabondo che mi manda un filmato sui nomadi. Poi, Salmer mi manda uno stranissimo messaggio dove mi parla di un libro di Antonio Moresco dal titolo Zingari di merda. Ora, in sé per sé il titolo non vorrebbe significare niente, perché magari il contenuto smentisce il titolo, però qua c'è scritto dove racconta di un suo viaggio in Romania in mezzo a realtà sconvolgenti, inimmaginabili per noi, eccetera eccetera. Il padre vendeva la figlia, ecco, c'è un pure eccetera eccetera. Ecco, sembra che questo saggio Zingari di merda abbia un contenuto in linea con il titolo, per cui il blogger o la blogger Xalmer mi dice: ma come mai tu, Serafino Massoni, hai fatto un filmato dove dici che gli zingari, dove insomma parli bene degli zingari, dici pure che sono portatori della tradizione, di una parte della tradizione matriarcale? Sarebbe questa la tradizione matriarcale, dove ci sono qua i padri che vendono le mogli e i figli e via di seguito. Poi c'è l'amico blogger Banana Splits, che ovviamente fa una singolare associazione tra quello che è successo, circa quello che è successo relativamente alla piccola bambina, alla Pipitone, la bambina sparita, che sembrava fosse stata ritrovata in un'isola greca, l'isola di Kos, per una certa somiglianza, ma era figlia di una zingara, di una rom albanese forse, questa bambina. Poi hanno fatto il DNA alla mamma e si è visto che non c'entrava, però si trattava di una bambina figlia di una rom albanese. Ecco, allora io avevo detto e ripeto che negli zingari, in questo popolo molto strano, c'è una forte componente matriarcale, però non ho detto che è un popolo matriarcale. C'è ancora una forte componente matriarcale, perché gran parte del potere sta nelle mani delle donne. Forte componente matriarcale, però diciamo così, è mescolata col patriarcato, che poi possano verificarsi all'interno delle cose irregolari, delle nefandezze, si verificano anche da noi le nefandezze. Arriveremo al punto di dire che gli zingari mangiano i bambini, come si diceva degli ebrei nel Medioevo. Mi pare che c'è stato un libro recente che ha suscitato vaste polemiche, Pasque di sangue, a proposito di quella leggenda che gli ebrei si mangiavano i bambini in una certa ricorrenza. Però vorrei collegare tutto ciò, confermo tutto quello che ho detto nei miei filmati passati relativamente agli zingari, Però adesso vi faccio vedere una cosa molto bella, una Edelweiss, che l'ho trovata sul Corriere della Sera di questa mattina, che calza perfettamente. Corriere della Sera, domenica 14 settembre 2008. Salvate il poeta Federico Tavan. Allora, le caratteristiche di questo poeta, per cui deve essere salvato, cioè deve avere il contributo Bacchelli, che mi pare che sia di 4.000 euro al mese, sono queste. Proprio Claudio Magris gli dedicò un puntuale ritratto. Federico Tavan è il poeta trasgressivo innocente, socialmente irregolare e indigesto, eccetera, eccetera, eccetera. E anche gli zingari sono dei trasgressivi socialmente irregolari e indigesti. Ma perché si deve mobilitare la casta letteraria, come venne mobilitata con la poetessa Alda Merini, per dare il sussidio Bacchelli, mi pare 4.000 euro al mese, al poeta Federico Tavan,
trasgressivo, innocente, socialmente irregolare ed indigesto, quando anche gli zingari hanno questa caratteristica di essere socialmente irregolari, trasgressivi ed indigesti. E poi, caro Claudio Magris and Company, casta letteraria, tu hai scoperto, Claudio Magris, questo poeta che ha bisogno di un sussidio, lo hai scoperto, perché sta dalle tue parti, mi pare che sia di Bordenone, ma lo sai che l'Italia è piena di poeti morti di fame, come Federico Tavan? Perché l'Italia è un, come diceva il povero Duce, là a Roma c'è scritto ancora, a proposito dell'Italia, che è un paese di poeti, al numero uno, poeti, scrittori, santi, navigatori. Tu lo sai, Claudio Magris, che questo è un paese di poeti, e che nell'antica Roma si diceva Carmina, littere, artes, non dant panem. Allora dovresti applicare questa regola, che applichi a un poeta, cioè che fa parte della tua stessa casta letteraria, anche se ne è fuori economicamente, la stessa, applicare la regola che applichi a Federico Tavan, dovresti applicarla anche agli zingari, perché anche gli zingari, come Federico Tavan, sono trasgressivi, socialmente irregolari ed indigesti. Non solo, non finisce qua, ma non finisce qua, perché tu ritieni tu che Federico Tavan sia meritevole di entrare nel pantheon dei poeti e anche dei poeti che beneficiano del sussidio Bacchelli. Però non sei mica tu, Claudio Magris, e i tuoi amici della casta letteraria poi a mettere mano al portafoglio. Le mani al portafoglio le deve mettere il popolo italiano, anche quella infinità di famiglie che, come si suol dire, non arrivano alla fine del mese. Tu vuoi fare il buono con i soldi altrui, caro amico Claudio Magris. Sarebbe stato molto più corretto che tu e i tuoi amici della casta letteraria faceste un bando da esporre da tutte le parti, invitare cioè le amministrazioni a esporre un bando di questo tipo. Questo bando è rivolto a tutti i poeti morti di fame. Tutti i poeti morti di fame d'Italia facciano domanda di avere il sussidio Bacchelli, e le domande saranno valutate da una giuria. Avresti fatto molto meglio così. Troppo facile, caro, scegliere il bravo e poi chiedere che questo bravo sia pagato dopo che l'hai scelto tu o voi di quel gruppetto, e dire però pagano gli altri. Troppo facile. Anche gli zingari meriterebbero questo trattamento, allora. Anche tanti altri poeti morti di fame italiani meriterebbero questo trattamento, che tu magari non conosci. Caro Claudio Magris, non hai avuto ancora il premio Nobel per la letteratura, ma io di certo ritengo che tu debba avere il premio Nobel per la bontà. Cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti tanti saluti da Serafino Massoni.